Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in netto ritardo. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché il 2023 è stato un anno fenomenale per quanto riguarda il gaming. Praticamente ogni mese ha avuto un'uscita importante, in molti queste si sono addirittura sovrapposte e sono stati pochi i nomi che hanno deluso le aspettative. E ora che ci troviamo in una delle settimane più calde in assoluto, che si chiuderà con l'uscita in contemporanea di Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder, vorrei prendermi un attimo per rifiatare e parlarvi di uno dei titoli che più mi hanno sorpreso, ovvero Pikmin 4. Non voglio fare una recensione vera e propria del titolo, che comunque ritengo validissimo e vi invito a provare assolutamente. Quanto piuttosto vorrei parlare dell'importanza di questo gioco e di cosa simboleggia sia all'interno della storia della serie, sia nell'economia di una console come Switch. Perché se è vero che nell'ultimo anno la lineup di Nintendo Switch è stata capeggiata da mostri sacri come il nuovo Zelda o il Mario di prossima uscita, è la presenza di un poi non così piccolo capolavoro come Pikmin 4 che mi fa pensare una cosa. Switch è una delle console più importanti di sempre di Nintendo e l'azienda in quest'ultimo periodo ha cambiato marcia, assumendo un atteggiamento molto diverso rispetto al passato nei confronti delle sue IP. Ora mi spiego meglio, però come al solito, se video di questo genere vi piacciono, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Potete scegliere voi come supportarmi, iscrivendovi o abbonandovi qui su YouTube o su Patreon, oppure con un semplice gesto, come un like o un commento. Insomma, siete liberi di fare quello che vi pare. Io ho detto tutto, iniziamo! Come vi ho già raccontato in video, ho un rapporto molto particolare con la serie di Pikmin. Ho giocato a tutti i suoi episodi, partendo proprio dal primo capitolo su Nintendo GameCube, e ho avuto anche il coraggio di provare, ma non di finire, Ehi Pikmin. Tolto questo spin-off decisamente non riuscito, ho da sempre adorato la serie, proprio perché rappresenta tutta la magia Nintendo condensata in dei titoli unici, che, almeno all'epoca della loro prima uscita, erano qualcosa di mai visto prima. Nella retrospettiva dedicata abbiamo già visto come Pikmin nasca sì da un'intuizione di Miyamoto, ma siamo ben lontani dalla favoletta del genio che viene ispirato da un piccolo attimo di quotidianità che si trasforma immediatamente in un videogioco. No, dietro a Pikmin ci sono anni di tentativi di design, centinaia di idee scartate e un team che più volte nel corso degli anni è dovuto tornare sui propri passi per trovare la giusta direzione. Questa è una genesi tremendamente affascinante, che però secondo me mostra il tallone d'Achille della serie. Un gioco come Pikmin è difficile da vendere. Io stesso, in quanto appassionato di lunga data che conosce bene la serie, nutro sempre una certa diffidenza quando viene annunciato un nuovo gioco di Pikmin. Vuoi o non vuoi, ho sempre la sensazione che si tratti di un titolo minore, di un qualcosa estremamente di nicchia rivolto a un pubblico specifico in cui forse io non rientro. Sia chiaro, è una diffidenza ingiustificata che si dissolve nel momento esatto in cui metto le mani su un nuovo capitolo e mi ritrovo ad essere completamente assorbito dalle avventure di questi mini capitani e delle loro truppe colorate. Eppure sono convinto che questa diffidenza non sia irrazionale, anzi sia condivisa da una grande fetta di giocatori e che nasca da due fattori ben distinti. Uno, come dicevamo, è intrinseco e risiede nella difficoltà nel comunicare un gioco come Pikmin, che tra l'altro, ricordiamo, partiva come un puzzle game estremamente punitivo, dalla breve durata e che trovava la sua linfa vitale nell'invito a riprovare più e più volte a migliorare le proprie abilità, rigiocando sempre la stessa breve campagna. Un gioco abbastanza respingente secondo i canoni moderni, con un'estetica lontana dall'attenzione della grande massa. E poi c'è un problema estrinseco, ovvero che Nintendo non ha mai saputo valorizzare questa serie, almeno fino ad oggi. Pikmin non è mai stato un campione di incassi e mai lo sarebbe potuto diventare nel momento in cui, tra un capitolo e l'altro, passano circa 10 anni, oppure intere generazioni di console senza che la serie riceva un nuovo titolo a tutto tondo. Ancora peggio, quando il nuovo capitolo esce su una console condannata all'oblio, o magari la versione deluxe viene schiacciata da uscite di ben altro rilievo. Così Pikmin, per più di un decennio, ha vissuto in uno strano limbo, dove da una parte viene considerata come una delle ultime grandi IP di Nintendo dai fan e da Miyamoto stesso, che salta sempre in prima linea quando c'è da parlare di Pikmin, dall'altra invece ci sono dei dati di vendita che sembravano relegarla per sempre alla categoria degli esperimenti minori, almeno fino all'arrivo di Nintendo
Nintendo Switch. Non vi nascondo quindi che proprio a causa della diffidenza di cui stiamo parlando, all'epoca del primo reveal di Pikmin 4 provai un certo fastidio. Insomma, vedere il focus principale essere su Pikmin 4, con un Miyamoto che finalmente torna a parlare di videogiochi e non di film o parchi gioco, in un segmento dove si sceglie di occupare uno dei momenti fondamentali di un Direct, mi sembrava proprio una forzatura. Eppure mi rendo conto adesso che questo calcare la mano su Pikmin 4 non solo era necessario, ma era anche l'inizio per una comunicazione che finalmente ha saputo rendere giustizia ad una serie troppo spesso sottovalutata o ignorata. Pikmin 4 è il capitolo di una rinascita ed è il gioco giusto al momento giusto. Prima infatti di spendere due parole del perché secondo me si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno, va innanzitutto lodato l'approccio scelto da Nintendo nello spingere questo titolo. A differenza del 3 Deluxe, Pikmin 4 è stato posto come release centrale del periodo estivo, un 21 luglio abbastanza lontano dal 12 maggio di Tears of the Kingdom e con tanto respiro prima del ben più affollato periodo autunnale. Le presentazioni durante Direct o i trailer dedicati hanno saputo suscitare la curiosità sia degli appassionati sia dei neofiti della serie, grazie soprattutto all'aggiunta di Hotchin. Quando rendi protagonista un doggo non puoi mai sbagliare. Ma il vero scatto comunicativo è avvenuto con due operazioni precise: la pubblicazione di una demo corposissima che invogliava addirittura a essere completata più volte per migliorare il proprio punteggio, e al tempo stesso la decisione di riportare i primi due Pikmin su Switch. Questo è stato il segnale definitivo. Nintendo finalmente dimostrava di credere nel potenziale di Pikmin, manifestando una certa sicurezza che il gioco potesse fare breccia nel cuore di un'ampia fetta di giocatori. E su questo punto torneremo in seguito, però intanto vorrei soffermarmi su una cosa. Giocando alle remaster in HD ci si rende conto di quanto Pikmin 4 sia il Pikmin definitivo. Ho completato il gioco ormai da diversi mesi, ma ancora non riesco a togliermelo dalla testa, perché secondo me con questo quarto capitolo si è raggiunto un equilibrio mai visto prima nella serie, una visione di game design che sposta il cuore dell'esperienza da un puzzle game con elementi gestionali a una sorta di action adventure collectathon che incorpora tante suggestioni diverse. Lo si capisce dalla lunghezza complessiva dell'esperienza, che può sforare tranquillamente le 30 ore se si cerca il completismo, una lunghezza più che triplicata rispetto ai precedenti tre episodi. Mentre nei precedenti Pikmin era sempre ben chiaro l'obiettivo principale, ora si ha la sensazione di trovarsi di continuo in un gioco dentro al gioco, e mi è capitato più di una volta di provare la stessa sensazione di piacevole smarrimento, se vogliamo, di problema di concentrazione, visto poco prima in Tears of the Kingdom. Ad esempio l'hub centrale in continua evoluzione, i collezionabili e le valute ora non estendono semplicemente il tempo a disposizione, ma innescano delle dinamiche RPG per l'addestramento di Hotchin, e ci sono anche inserti da Tower Defense. Pikmin 4 riesce a restituire un senso di progressione che non è più solo finalizzato alla riparazione della navicella, ma è direttamente legato all'esplorazione ambientale e all'incidenza che il giocatore ha su di essa. Questo grandissimo mix proviene in realtà da tutta la storia della serie. Come in Pikmin 2, si elimina il limite di tempo e tornano con grande centralità le caverne da esplorare, mentre da Pikmin 3 si prende a piene mani tutto il nuovo impianto di gestione dei Pikmin e dei multicapitani, ora rappresentati dalla spalla Hotchin, e torna anche preponderante nel post-game una sfida molto più incalzante che ricorda da vicino la struttura asfissiante del primo geniale capitolo. Probabilmente, viste le tempistiche, si tratta più di una casualità, ma in questo Pikmin 4 ci ho rivisto tanto di Tinykin, un platform collectathon indie che a sua volta prendeva a piene mani dal concept alla base di Pikmin. Sarà anche per la somiglianza ad alcune ambientazioni fino ad ora inedite nel mondo dei Pikmin, ma in questo nuovo capitolo ho ritrovato lo stesso spirito di esplorazione rilassata ma mai passiva che caratterizzava Tinykin e anche tutta la gloriosa stagione dei collectathon in 3D tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000. Non concordo neanche con chi ha definito il titolo troppo semplice per due motivi ben distinti. Il primo è che, come in tutti i titoli Nintendo, la difficoltà, quella intesa in senso classico, c'è, ma arriva in modo progressivo ed esplode poi nel post-game. E poi credo che il grado di sfida vada valutato secondo dei canoni diversi dal grado di intensità, che comunque, ripeto, io ho percepito in alcune fasi avanzate. Ma vada più
che altro ricercato appunto nella pianificazione dell'esplorazione, nella capacità di mantenere alta l'attenzione del giocatore ben oltre la media delle produzioni odierne e soprattutto nello spronare mai forzatamente a curiosare, esplorare e poi completare. Questo per me è l'impegno in Pikmin 4, l'assenza di tempi morti tramite varietà ed inventiva. Alla fine, quell'inno al Dandori presentato da Miyamoto e riproposto in continuazione all'interno del gioco, che tanto mi aveva lasciato perplesso, è veramente l'inno definitivo alla cultura di Pikmin. Ma poi vogliamo parlare del fatto che graficamente è uno dei titoli più impressionanti visto su Switch? Ci sono voluti 10 anni, è vero, tanti dei quali passati in un preoccupante silenzio, ma penso sia impossibile, anche se non si rimane convinti dal gameplay, non notare lo sforzo produttivo che c'è dietro a Pikmin 4, che è stato trattato come uno dei big di Nintendo, e finalmente aggiungerei. Ed è proprio su questo punto che vorrei soffermarmi. Lo ripeto, Pikmin 4 è stato il gioco giusto, al momento giusto, ma anche sulla console giusta. Non so se vi rendete conto, ma in Giappone, durante la settimana del lancio, Pikmin 4 ha venduto la bellezza di oltre 400.000 copie, più di quanto hanno fatto i primi 3 capitoli se sommati assieme. E il titolo continua a essere sempre presente nelle varie top 10 di vendita settimanali, e ad oggi, con quasi 900.000 copie all'attivo, è il secondo titolo più venduto dell'anno dietro solo a Tears of the Kingdom. Questo è quello che potremmo chiamare l'effetto Switch. Con una base installata così imponente, anche produzioni minori o di nicchia possono raggiungere un pubblico estremamente vasto, registrando dei numeri altrimenti impensabili. Però secondo me questo non basta, e in realtà senza l'attenzione da parte di Nintendo di cui abbiamo discusso prima, non ci sarebbe mai stata una rinascita del genere per Pikmin. Sono stato più volte estremamente critico per quanto riguarda la gestione delle IP Nintendo durante l'era Switch. Ci sono tante serie assenti e molti buchi all'interno di saghe storiche, però ora che ci avviciniamo al periodo conclusivo sul mercato di questa console eccezionale, se si guarda oggi la libreria Switch, va detto che si è raggiunta un'offerta invidiabile. A parte 2-3 cosette che fa proprio male non poterle giocare su console ibrida, Nintendo è riuscita a mettere su, tra servizi online e non, una lineup che valorizza la storia dell'azienda e che inoltre la proietta anche verso il futuro. E il trattamento che ha ricevuto la serie di Pikmin e l'ottimo riscontro ottenuto da parte del pubblico fa ben sperare per altri nomi lasciati fino ad ora a margine, come ad esempio Metroid. I primi movimenti li abbiamo già visti negli ultimi anni, prima con il miracoloso ripescaggio di Dread e poi con il ritorno di Metroid Prime. La possibilità di avere accesso legalmente a tutta la serie di Pikmin comodamente su un'unica console e in quelle che sono poi le migliori versioni disponibili è un fattore da non sottovalutare assolutamente. La lineup di Nintendo Switch è praticamente un mini museo sulla storia di Nintendo. E guardate che nel 2017 un traguardo del genere era semplicemente impensabile. Insomma, il senso di questo video non è semplicemente giocatevi Pikmin 4 e riscoprite tutta la serie di Pikmin, anche se sul serio, fatelo. Ma ci tenevo a precisare quanto un titolo così ben fatto potesse arrivare solo su una console gestita al meglio. E questi sono segnali incoraggianti che mi fanno ben sperare sia per l'immediato futuro di Switch, in fondo abbiamo visto che fino alla prima metà del 2024 continueranno a uscire operazioni molto interessanti, ma anche per quello che sarà il passaggio generazionale e ciò che verrà dopo una console che a 7 anni dal suo lancio sul mercato continua a sfornare titoloni su titoloni. Una roba impressionante. Ma questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme del Pikmin del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Pikmin tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pic, Michele Min, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!